Salve a tutti i lettori di androidblog.it. Oggi ci troviamo di fronte a quello che è il DaVinci Nibbio 7, un tablet prodotto quasi interamente in Italia da un'azienda proprio nata nel nostro paese che ha deciso di entrare nel mondo della tecnologia. Passando subito alla scheda tecnica di questo dispositivo, il DaVinci Nibbio 7 è un tablet appunto da 7 pollici con un processore dual core da 1,2 GHz Cortex A7, 1 GB di RAM DDR3, 8 GB di memoria interna espandibile con micro SD fino a 32 giga e uno schermo appunto da 7 pollici con una risoluzione che sulla carta potrebbe sembrare bassa, ma che alla fine per gli utilizzi normali, utilizzi quotidiani come navigare in internet, leggere le mail e navigare su Facebook è più che sufficiente. Dicevamo una risoluzione di 1024x600 pixel, quindi neanche HD. Per quanto riguarda poi la parte fotografica, abbiamo una fotocamera da 5 megapixel interpolati e una fotocamera frontale da 2 megapixel. Per quanto riguarda il piano della connettività, troviamo qui in alto un connettore micro HDMI per la connessione alla TV che vedremo in seguito, poi un connettore micro USB per la ricarica e la connessione al computer, un jack auricolare da 3,5 mm per le cuffie, che ovviamente non sono incluse all'interno della confezione, e un microfono utilizzabile durante la registrazione dei video. Per quanto riguarda i tasti fisici, è presente solamente il pulsante di accensione, al contrario di altri tablet che sulla parte laterale integrano anche i tasti per il volume, quindi volume su e volume giù. Passando subito ad analizzare quelli che sono i materiali di costruzione di questo tablet, dobbiamo dire che è costruito interamente in plastica, una plastica non lucida come è presente su altri tablet, bensì una plastica opaca, molto, molto bella al tatto. Le dimensioni poi sono di 191x116x11 mm e un peso di 315 grammi, dunque un tablet perfettamente in linea con altri prodotti attualmente in commercio. Andiamo dunque adesso ad accenderlo. Come potete vedere, anche la bot animation è stata personalizzata dal produttore. Appena acceso questo dispositivo possiamo andare subito a descrivere il lato che riguarda il display. Abbiamo detto un display da 7 pollici con risoluzione 1024x600 pixel. Durante il nostro test il display, nonostante avessimo settato la luminosità al massimo, non ci ha convinti molto, anche perché con appunto la luminosità al massimo abbiamo notato delle tonalità molto molto chiare e dei neri poco, poco contrastati, dunque ci potevamo aspettare di meglio dal display di questo dispositivo. Inoltre, durante l'utilizzo abbiamo notato che in alcuni casi il touchscreen è un po' lento a ricevere l'input dalla nostra mano, a volte funziona benissimo, altre un po' meno. Come potete vedere, a volte un po' scattoso, anche quando dobbiamo, ad esempio, tirar giù il menu delle notifiche. Perfetto. Durante il nostro utilizzo lo abbiamo testato a fondo sia con giornate di stress del dispositivo e devo dire che la durata della batteria non ci ha particolarmente esaltati. La scheda del produttore non ci riporta da quanti mAh è la batteria, sappiamo solamente che essa è formata da polimeri di litio.
Dicevamo, durante il nostro giorno di test intenso, se non siamo riusciti a superare le 6 ore di utilizzo, a differenza invece di una giornata in cui l'abbiamo lasciato solamente acceso con la connessione al wifi, siamo riusciti a coprire quasi un'intera giornata con qualche saltuario controllo alla mail o un rapido giro sul web. Per quanto riguarda poi la parte audio del dispositivo, è, diciamo, un risultato altalenante, insomma. Perché in base al tipo di brani che abbiamo cercato di riprodurre, la qualità è stata diversa. L'altoparlante è posto sul retro ed è unico, e quindi adesso vi facciamo ascoltare un brano per valutare insieme la qualità dell'altoparlante. Come dicevamo, la qualità non è al top, ma non è neanche così tanto negativa, anche perché comunque la qualità della riproduzione audio dipende molto dal volume e dal brano che si sta ascoltando. Nel nostro test abbiamo notato che canzoni con delle frequenze più alte vengono riprodotte, non dico in modo eccellente, ma quasi, mentre canzoni con frequenze più basse ci hanno restituito un risultato che, diciamo, poteva essere decisamente migliore. Andando ad analizzare poi la parte della connettività, il Nibbio 7 di DaVinci è dotato di connettività Wi-Fi e nell'unboxing ho detto anche che il tablet è dotato di Bluetooth, ma è stato un errore, quindi chiedo venia. Come dicevamo prima, il dispositivo è dotato di porta micro HDMI per la connessione alla TV e della funzionalità OTG che adesso vi faremo vedere come funziona. In particolare, DaVinci ci ha fornito anche un adattatore a cui abbiamo collegato una chiavetta USB per farvi vedere il funzionamento della porta OTG del dispositivo. Appena colleghiamo la chiavetta USB ci verrà restituito un messaggio che è stato inserito un nuovo hardware. Dunque, utilizziamo il file manager integrato all'interno del Nibbio 7 e navighiamo sopra nei menu fino a trovare la chiavetta USB host e possiamo navigare all'interno dei file presenti sulla nostra chiavetta, come ad esempio questa immagine. Vediamo se si apre. Ok. Approfittiamo anche per farvi vedere un po' il touch, non dei migliori. Dicevamo, poi anche è presente la porta micro HDMI per la connessione del tablet alla TV e anche adesso vi faremo vedere anche il funzionamento di questa porta con il cavo micro HDMI che anche DaVinci ci ha fornito nella dotazione del tablet. Andiamo subito a collegarlo. Adesso andremo a riprodurre un filmato in HD che abbiamo voluto utilizzare per i nostri test. Dunque, andiamo a trovarlo. Voglio ricordare che la TV no, non è Full HD, bensì solamente HD Ready. Come vedete, non dà alcun problema nella riproduzione dei video in Full HD. Neanche se utilizziamo la visione all'interno del tablet, nonostante questo dispositivo sia solamente un dual core con 1 GB di RAM, non abbiamo alcun tipo di problema nell'eseguire le operazioni quotidiane, insomma. Andiamo a scollegare.
Per quanto riguarda poi la parte software integrata all'interno di questo dispositivo, dobbiamo dire che è presente Android Jelly Bean 4.2.2 con non moltissime personalizzazioni nell'interfaccia grafica, se non per qualche sfondo, la bot animation che abbiamo già analizzato in precedenza e alcune applicazioni che DaVinci ha integrato all'interno del tablet, quale ad esempio un collegamento alla pagina web del produttore e un menu per gli sviluppatori che, come dicevamo già nella recensione scritta, presenta alcune impostazioni che sono presenti anche sul menu di Android, sul menu delle impostazioni di Android. Per quanto riguarda poi la navigazione web, diciamo che con il browser stock non siamo rimasti molto soddisfatti dell'esperienza di navigazione che ci ha fornito questo dispositivo. Adesso vi faremo vedere la navigazione web di questo dispositivo. Andiamo sul nostro sito www.androidblog.it. Il caricamento, come potete vedere, non è dei più veloci, ma probabilmente questo è dovuto alla nostra connessione che non è fra le più performanti. Andiamo ad aprire un articolo, per esempio. La navigazione anche non è molto fluida, però comunque è accettabile per una navigazione quotidiana su notiziari e la posta elettronica che molti non hanno neanche l'applicazione. E possiamo vedere anche il pinch to zoom che non è precisissimo. Passiamo poi, dopo aver visto il lato browser, ad analizzare il comparto multimediale di questo gioco, di questo tablet, e vogliamo farlo con un titolo abbastanza abbiamo premuto per sbaglio un attimo. Vogliamo provare Asphalt 8 per mostrarvi le caratteristiche di questo dispositivo per quanto riguarda il comparto gaming. Durante il test è emerso che, tralasciando forse la parte del caricamento che non è delle più veloci, il tablet si comporta comunque egregiamente, in questo campo. Vediamo subito una gara. Solamente ciò che ci ha lasciato un po' perplessi è il giroscopio integrato su questo dispositivo, che nonostante avessimo ricalibrato appunto il sensore, non ci ha restituito dei risultati migliori. Infatti, nel nostro test precedentemente abbiamo potuto notare che, siccome questo gioco funziona con il giroscopio, diciamo la macchina girava da sola. Adesso invece, dopo una ricalibrazione, pare sia tutto tornato alla normalità. E come potete vedere, il gioco, seppur non sia molto fluido, è comunque accettabile per un processore dual core e solamente un giga di RAM, quindi direi che sul comparto multimediale è promosso, non dico a pieni voti, ma abbastanza, con voti abbastanza mediocri. Beh, per concludere questo dispositivo, diciamo, ci sentiamo di consigliarlo a chi non ha molte pretese, come ad esempio, utilizza il tablet per navigare in internet, leggere la mail, navigare su Facebook e fare operazioni di questo tipo, mentre se cerchiamo qualche tablet che ci permetta di scattare fotografie in alta qualità, di registrare video in full HD, di poter giocare a titoli molto più pesanti di quello che abbiamo appena provato, direi che non è il tablet più adatto. Il DaVinci Nibbio 7, come dicevamo anche nella recensione, è acquistabile presso lo store dello stesso produttore a 129 € spedizione inclusa, quindi direi che per questa fascia di prezzo è un ottimo prodotto.